Vito Orvieto 39 si è portato presso l'Avio Superficie di Torre Alfina, vicino a Castel Viscardo, per assistere alle prove generali per la terza prova nazionale italiana. La gara è stata organizzata dall'Aeroclub di Viterbo. Oggi è una giornata purtroppo un po' nuvolosa, le prove non si stanno verificando nella maniera che tutti i piloti si aspettavano. Il cielo è nuvoloso, minaccia tempesta. Questa è la terza prova di campionato italiano. Gli aerei, ecco, che sono usati provengono da case costruttrici di diverse nazioni, dalla Francia, dalla Russia, dall'America, dalla Cecoslovacchia e Italia. E questa gara nazionale, ricordiamo, avrà un punteggio essenzialmente sulle acrobazie che i piloti sapranno fare. Quindi ogni pilota è libero di portare il suo tipo di acrobazia, però al momento della partenza c'è un tipo di acrobazia che gli viene assegnato dalla Federazione Acrobatica Internazionale. Questo punteggio terrà conto sia delle prove libere del pilota che delle prove invece obbligatorie. Ora qui, come potete vedere, presso l'hangar stanno arrivando i vari piloti che si accingono a fare le prove in questo pomeriggio. Sono gare importanti perché sono gare per il campionato italiano. Però noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare il presidente dell'Aeroclub di Viterbo, ecco, che gentilmente, ecco, si è fermato per parlare un pochino con noi. Presidente, io una domanda così per curiosità, ecco, come mai, ecco, la Federazione Acrobatica Italiana ha scelto questo luogo qui a Torre Alfina, vicino a Castel Viscardo? Quanto c'entra la sua organizzazione, cioè l'Aeroclub di Viterbo, con queste gare qua su? Beh, l'Aeroclub di Viterbo che organizza questa gara, logicamente l'abbiamo potuto organizzare perché su questa avio superficie abbiamo potuto istituire una zona acrobatica. Zona acrobatica in Italia ce ne sono poche, e qui siamo riusciti a fare questa zona acrobatica, per cui siamo riusciti a ottenere la possibilità di fare questa gara, insomma, qui a Torre Alfina. Quindi questo per quanto ho capito è la prima gara acrobatica che si svolge qua su. Questa è praticamente la prima gara acrobatica qui a Avio Superficie Alfina, qui di Castel Viscardo, e praticamente come gare acrobatiche, normalmente quasi tutta al nord, è una delle poche gare acrobatiche qui che sta al centro Italia. Un'altra cosa, i piloti, no, vengono qui, quindi hanno visitato un po' tutte quante queste aree di partenza. Questa come la trovano? Sentendo i commenti dei piloti, è un'area migliore di altre oppure ha presenta, ecco, delle cose che ai piloti non vanno a gradimento? No, i piloti sono molto contenti perché è un posto splendido, essendo abbastanza libero. Ci abbiamo il nostro hangar, ma non ci abbiamo gli impedimenti classici degli aeroporti, per cui i piloti ci trovano abbastanza bene, non c'è problema. Ecco, quanti sono i concorrenti, quanti sono i piloti che partecipano a queste gare nazionali quest'anno? Dovrebbero partecipare una trentina di piloti quest'anno. E abbiamo avuto un po' di problemi con il tempo e qualcuno non è ancora arrivato, non sappiamo se farà in tempo ad arrivare domani. Ecco, se il tempo seguita a fare ancora più brutto di quello che è in questo momento, la gara si rimanda oppure si va avanti comunque? Questo non glielo so dire, dipende dal direttore di gara, non da me. Comunque se le condizioni sono accettabili, soprattutto non tanto per la piccola pioggia quanto per la visibilità in quota, si dovrebbe fare lo stesso. Ecco, un'altra curiosità, fino a che punto si può volare con il maltempo? Cioè, quando è che l'aereo non può più alzarsi perché dice con questo maltempo effettivamente diventa pericoloso il volo? Beh, dipende soprattutto dalla visibilità. Se non c'è visibilità, logicamente minimo un chilometro e mezzo, due chilometri, e non serve a niente volare. Quindi al di là della visibilità, però, anche se l'acqua è molto intensa, si vola comunque, è più che altro è la visibilità. E beh, sai, quando piove tanto poi manca anche la visibilità automaticamente, per cui soltanto una piccola pioggia forse ci permette di fare la gara. Due piloti si accingono a entrare nel proprio aereo per iniziare la loro prova. E accanto a noi abbiamo un pilota dell'Aeroclub di Viterbo, il signor Formigoni. Ecco, signor Formigoni, ci abbiamo due piloti che stanno partendo in questo momento. Beh, adesso stanno partendo per un volo, diciamo una ripresa volo, perché quel pilota che sta partendo adesso è da un discreto periodo di tempo che non va su quel tipo di aeroplano. Per cui prima di poter effettuare la gara sta andando su con un istruttore
per effettuare proprio questa ripresa volo per vedere se è idoneo a continuarla a volare da ecco solo. Ecco, io vorrei interrompere, ecco, io ho visto salire due persone, quindi praticamente è solo un pilota. Però ecco, l'aereo, allora, per quanto mi faccia capire, l'aereo quindi non sono ognuno il suo. No. Gli aerei sono molti concorrenti, gareggiano con lo stesso aereo. Ah, ecco. E quindi c'è anche qualche concorrente che non è padrone del suo aereo, quindi. Certo. La maggior parte. E questi aerei, allora, chi è che li fornisce? Chi li ha forniti per queste gare? Ci sono degli aeroclub che hanno degli aerei propri acquistati come aeroclub, proprio come club. E ci sono degli aerei, che ce ne sono alcuni anche qua dentro, che sono stati acquistati dall'aeroclub d'Italia e dati in gestione ai vari gruppi. Quindi il pilota si presenta in questi campi, no? E allora, se non conosce l'aereo, prima va con l'istruttore per conoscere i vari comandi, i vari... No, beh, questo no. Se un pilota è fermo da, diciamo, da più di un mese, prima di poter riprendere l'aereo da solo deve andare con un istruttore e fare una ripresa volo. Ah, ecco, questo per regolamento. Sì, è un aereo. Perché probabilmente il pilota neanche avrebbe bisogno. Di solito... Però per regolamento un giro di prova con un istruttore che gli illustra comunque i vari bottoncini, adesso io li chiamo così, che stanno sull'aereo. Sì, le varie cose che deve fare, l'istruttore controlla che tutto si svolga correttamente. Ecco, poi... quindi in questo momento dobbiamo supporre che l'istruttore sta spiegando già al pilota certe cose, dato che non partono. Sta facendo un briefing prevolo e si stanno legando dentro e poi andranno su, faranno alcune manovre acrobatiche. E poi l'istruttore deciderà se è il caso di ecco, farlo. Dato che qui noi siamo vicino a Viterbo, quindi mi sembra che l'oggetto principale è proprio l'aeroclub di Viterbo. L'aeroclub di Viterbo ha portato degli aerei oggi qua su. Esatto, quello lì che stanno volando è il nostro, è dell'aeroclub di Viterbo. E con quanti altri aerei ha partecipato l'aeroclub di Viterbo? Sempre quello, abbiamo quello solo noi. E quanti sono gli aerei invece che parteciperanno a questa gara, cioè che prendono parte a queste gare? Gli aerei che partecipano a questa gara sono 8. 8 in tutti. No, io qui tra degli appunti che ho preso così prima di venire qui, leggo che gli aerei provengono dalla Francia, dalla Russia, dall'America, dalla Cecoslovacchia, Italia. Sì, gli aerei acrobatici più o meno vengono costruiti da queste parti. E questa è la in Italia no, noi li acquistiamo soltanto. Per adesso non abbiamo di aerei acrobatici. Non sono costruiti in Italia nessuno. No, di questi che sono qua nessuno. Questi qua sono francesi e c'è questo qui dietro a noi, questo è cecoslovacco. Quello è cecoslovacco. In questo momento l'aereo ha messo in moto il suo motore. Si decollano e poi vanno in aria, cercano di raggiungere almeno gli 800 metri e poi iniziano a provare delle figure acrobatiche. Ecco, lei è un pilota, ecco, quali sono, diciamo, le difficoltà che incontrate con questo tempo così piovigginoso? Ma il pilota acrobatico lavora per aria guardando sempre sull'orizzonte e oggi con questo cielo l'orizzonte è un po' poco marcato, poco netto. Per cui le figure non è che vengano poi tanto bene, cioè si controllano molto male gli assetti dell'aeroplano. Si lavora un po' per esperienza, più che per la visibilità che c'è. Ecco, quindi adesso si sta portando all'inizio della pista. Quanto è lunga questa pista? 800 metri. Quanti cavalli ha un motore di questo aeroplano? L'aeroplano lì è un aereo scuola, biposto, ha un motore da 180 cavalli. Ce ne sono di monoposto, come per esempio questo qui. Questo cecoslovacco ha 260 cavalli. L'aereo più ha motore potente e meglio è, perché può salire in quota con più facilità. Quindi riescono meglio anche tutte le figure? Le figure riescono meglio, le figure in salita e con quello non vengono. Oh, senta, la potenza del motore viene stabilita in base al livello del pilota o un pilota, non so. No, perché un pilota che va con quell'aeroplano potrebbe benissimo andare anche con l'altro. Senza nessuna, almeno apparentemente nessuna difficoltà. Ecco, però io so qui che ci sono quattro livelli di piloti, cioè esatto. Quattro categorie, non so come sono chiamate, no? E quindi potrebbe capitare che anche il non vincitore di queste prove nazionali, però potrebbe salire di categoria. Come avviene questo salto? I passaggi di categoria avvengono così, si inizia sempre dalla categoria inferiore, che è la Sportman, e poi basta fare due gare con un punteggio totale al di sopra del 6,5, i punteggi vanno da 0 a 10, al di sopra del 6,5 per avere diritto a fare un check con un istruttore che controlla se è abile per fare la categoria superiore. Passato sulla categoria superiore ha bisogno di 3 gare per salire ancora e così via via fino a... Sempre con un minimo di 6,5. Sempre, il minimo è sempre 6,5. Quindi dopo ci sono 3 gare, poi diventano 4 e così via fino ad arrivare alla quarta categoria? Fino ad arrivare al massimo. Ecco, una volta arrivato al massimo, vogliamo dirlo, si può concorrere, mi sembra, alle gare mondiali. Internazionali. Internazionali, sì. Noi abbiamo qui un pilota che fra l'altro non è, in 2 anni ha fatto 3 salti di categoria, sei da terza adesso.
Quindi in due perfetto, anni allora fare... dato che qui noi approfittiamo, lei è il pilota, si chiama, scusi? Enrico Marcheggiani. Enrico Marcheggiani, quindi lei mi ha detto, il suo collega, diciamo, in due anni è riuscito a fare un salto di due categorie. Quanti voli ha fatto? Io ho fatto circa 70 ore di volo di acrobazia in due anni, saranno un 150 voli. La maggior parte dei voli si fanno in allenamento, cioè il problema per il pilota è trovare anche il tempo per potersi allenare, perché la grande fatica è l'allenamento. La gara dura 10 minuti, 12 minuti di volo, quindi uno si allena magari tutto l'anno, fa ore e ore di volo per poter arrivare preparato alla gara e poter eseguire le manovre correttamente. Ma quello che cerca il pilota non è passare più rapidamente possibile di categoria, ma vincere il titolo italiano di ogni categoria. Cioè chi entra a far gara nella Sportman in genere non passa di categoria appena ottenuti i due punteggi di 6,5, perché vuole vincere il titolo. Vincere il titolo chiaramente deve fare tutto il campionato nella sua categoria, e alla fine si faccia una classifica in base a certi punteggi ottenuti in ogni gara, per cui il primo verrà nominato campione italiano, riceverà un contributo anche in soldi dall'Aerobe Italia, che gli permetterà successivamente di allenarsi tutto l'anno seguente, perché ha anche un costo non irrilevante. Insomma, si pensi che per poter fare un campionato, diciamo, completo, tra gli allenamenti, le gare, le trasferte un po' per tutta Italia, occorrono almeno 5 milioni, ecco, una cifra molto approssimativa. Come sei arrivato a fare questo spot e questo sport? Chi ti ci ha indirizzato? Lo hai scoperto attraverso gli amici, attraverso riviste, attraverso, non so, attraverso una passione tua personale? Quasi per caso, perché la mia passione sono i motori, le automobili, le moto, come penso quasi tutti i ragazzi, insomma. E poi io ho cominciato a domandare, ma insomma, i piloti sono solo quelli militari, possibile che non ci sta un modo per pilotare un aeroplano? Come si fa? A chi bisogna rivolgere? Sto cominciato a telefonare un po' dappertutto, alla fine ho scoperto che esistono dei club dove uno può rivolgersi e prendere la licenza di pilota privato, che è una licenza, per conseguire questa licenza occorrono 40 ore di volo su un velivolo e con l'istruttore, ovviamente, almeno una grossa parte di queste ore vengono fatte con l'istruttore, e superare un esame pratico poi e teorico alla fine del corso, un po' come la patente per automobili. Certo, bisogna avere delle conoscenze tecniche un po' specifiche, però penso sia accessibile quasi a chiunque, insomma, non è che bisogna essere dei geni o degli studiosi. E quindi ho visto che poi che la somma non era così ingente, per cui si poteva affrontare. L'ho fatto inizialmente come con la prospettiva di diventare pilota professionista, cioè di lavorare poi... Ci volevo arrivare, appunto, quindi aspiri a diventare un pilota delle grandi linee? No, io studio all'università e penso, spero di diventare architetto. Quindi tutt'altro, è un settore completamente differente da questo là. Praticamente sì, però la passione è uno sport, è come un po' come succede anche negli altri paesi, non so, tipo la Svezia, dove ci sono i calciatori che non sono professionisti. Non aspiri a diventare un pilota, non so, dell'Alitalia o di altre compagnie famosissime? Sono cose diverse, cioè sono delle aspirazioni completamente diverse. È come guidare un autobus o guidare una Formula 1, ecco. La stessa cosa è guidare un Airbus oppure un 747. Certo, occorrono delle capacità indifferenti per guidare un aeroplano di quella mole, ma tutto sommato non dà molte emozioni, grosse emozioni, quel tipo di volo. Questo qui invece tu senti la macchina, è un mezzo nervoso, è un po' come una macchina da... Quindi per quanto ho capito vuoi fare la tua professione come architetto e poi sfogarti con questo hobby e diventare sempre più bravo. Avere delle soddisfazioni, magari un giorno arrivare alla squadra nazionale e poter... Perché no, anche a concorrere per le gare mondiali. Certo, quella penso sia l'aspirazione di quasi tutti quelli che si avvicinano all'acrobazia. Io ti faccio un in bocca al lupo, credo che stai sulla strada giusta, no? Perché in pochi anni sei diventato campione italiano. Complimenti di nuovo. Ecco, torniamo al nostro pilota Formiconi, ecco, che ci stava appunto, iniziava prima di parlare con il campione italiano, ecco, ci stava spiegando quello che stava avvenendo qua. Ora vediamo delle girivolta, una prova di un aereo. Ecco, ci spiega un pochino cosa sta facendo. Sì, quella è ancora quella ripresa volo che avevamo visto prima. Sta controllando che tutte le figure acrobatiche che dovrà fare poi il pilota in gara riesca a farle in sicurezza, non che le faccia bene o le faccia male, quello non importa, però che sia sicuro per lui e per l'aeroplano. Sta controllando soltanto quello, e ora quando scenderà sapremo quale sarà stato l'esito della prova, se lo ammette alla gara o meno. Ah, ecco, perché c'è il rischio che l'istruttore che sta lì possa anche dire non è in grado di fare la prova successiva. Possa decidere di metterlo a terra, sicuro. Oh, e questo capita spesso o no? Diciamo che in un pilota allenato difficilmente capita, se un pilota si allena continuamente no. Ora quel pilota fra l'altro ha anche una certa età e è un po' di tempo che non vola, e è giusto che venga ricontrollato. Sta controllando il campo adesso, sta facendo il giro del campo per vedere, perché ci sono dei punti segnati in terra sul campo
sono si chiamano dei limiti entro i quali deve lavorare l'aereo. L'acrobazia deve essere fatta all'interno di questi punti. Ecco, quindi non può uscire da questi punti che dall'assù si vedono. Sì, difatti dall'assù li vede molto bene, li vedono anche i giudici, si rendono conto se lui è uscito dai punti e prende delle penalità. Deve lavorare in un cubo che è di un chilometro per ogni lato. Questo, lui deve lavorare lì dentro, entro i 1000 metri. Quindi oltre, diciamo, a fare le acrobazie, deve anche riuscire a stare in questo limite, in questi limiti stabiliti. Deve stare sempre dentro. Benissimo, la prova di solito quanto dura? Una prova non dura più di 10 minuti, al massimo 10 minuti per le categorie inferiori. Dopo, se andiamo sulla illimitata, si va sui 13-14 minuti, comunque non più lunga di così. Ecco, andiamo un pochino a parlare dell'aspetto tecnico. Un aereo così, no? 180 cavalli, 250, ha detto, pressa poco, in 10 minuti quanto carburante brucia? Ma pochissimo, qualche litro. Qualche litro? Sì. Quindi meno di una macchina. Ma diciamo che un aereo di questi a piena potenza non arriva a consumare più di 40 litri l'ora. Pochissimo. Credevo molto molto di più, ecco, rimango un pochino, ecco, sorpreso da questo che mi dici. Quindi in 10 minuti qualche litro, 5, 6, 10 litri al massimo. Diciamo, ecco, al massimo potrà consumare, non so, 700 grammi al minuto, roba del genere. Perché va sempre a pieno motore, non è che quello poi uno quando è su, che deve andare su, va al minimo, lì è sempre tutto motore. Lei ha già fatto la sua prova oggi? La prova l'ho fatta, sì. E come è andata? Oddio, speravo meglio, comunque pare che... Non è soddisfatto appieno? Non sono un granché soddisfatto della prova che ho fatto, no, sicuramente. Speriamo. Quindi ci ha avuto qualcosa che non ha funzionato? Sì, un paio di figure che non mi sono riuscite più che bene. Beh, comunque domani c'è quella lì generale, io le auguro un in bocca al lupo e grazie. Qui sotto l'hangar abbiamo incontrato il responsabile, il direttore di gara di tutta questa faccenda. Ecco, lei fa parte dell'aeroclub di Viterbo, lo vedo scritto nel suo berretto. Ecco, come direttore, a cosa deve stare attento lei? Diciamo, ecco, le sue mansioni in queste gare. Più che altro è la disciplina, no? La disciplina di volo. Cioè che tutto funzioni secondo le regole di volo. Per quanto riguarda il sistema, ad esempio, assistenza a terra, antincendio, ambulanza, medico. Poi per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, ci siano quelle previste dal regolamento. Ecco, qui lo interrompo subito. Ecco, oggi piove, sta piovendo, la pioggia sta aumentando, da un quarto d'ora in qua sta aumentando. Ecco, come direttore di gara, ritiene pericoloso questo momento oppure no? No, questo tant'è vero che sono condizioni che si possono fare benissimo le gare della illimitata, cioè della fase ultima, quelli più bravi, diciamo, più esperti, che possono volare. È chiaro che la sportman, la prima categoria, ad esempio, ha poca visibilità, non ha l'orizzonte per gli assetti, eccetera, eccetera, si troverebbe in difficoltà. Però come condizioni di volo siamo entro abbondantemente alle condizioni VMC. Quindi nella sicurezza totale. Sì, sì, sì. Il vento è calmo, grosso modo. C'è 4-5 nodi che non dà nessun fastidio alla gara, diciamo. Ecco, dà più fastidio, ha detto il vento, adesso mi ha fatto venire una domanda. E dà più fastidio, ecco, la pioggia o il vento? Ma la pioggia, se è questa pioggia qua, non dà fastidio. Mentre il vento sì. Ma non dal lato, diciamo, sicurezza, dal lato manovre. Tant'è vero che secondo le norme, le regole per le gare acrobatiche, se supera i 18 nodi il vento, cioè circa 9 metri al secondo, ecco che non si può fare più la gara, perché ci sarebbero degli scarrocciamenti in quota che le figure non vengono più bene. Ecco, è il giudice a terra che giudica la figura. Non la giudica dandogli i giusti valori, diciamo. Questa aviosuperficie qui dell'Alfina, ecco, lei come direttore di gara, lo volesse dare un consiglio? C'è qualcosa che va migliorato per le prossime gare, oppure secondo lei questa è veramente una superficie ottima per questo tipo di gara? Come aviosuperficie è una delle migliori, e siccome è talmente lunga, 800 metri, è come un aeroporto, e poi i venti normalmente sono sempre allineati alla pista. Non ci sono ostacoli lungo gli assi, come ha visto. Quindi è proprio... È ottima per fare queste cose. E siamo fuori dal caos di aeroporti che hanno traffico, diciamo. Quindi questo fa pensare che nei prossimi anni queste gare qui si ripetino. Come no, senz'altro, si ripeteranno. Questa è una cosa bella, perché anche questo, diciamo, che sono avvenimenti per l'Orvietano, diciamo, più che interessanti, delle novità.
Quindi all'Orvietano di queste gare non è che si fanno tutti gli anni, almeno fino ad ora si sono visti spesso. Quindi questa è una bella notizia, speriamo che da Orvieto 39 questa notizia giunga anche a tanti telespettatori che poi domani possano venire a vedere, ecco, queste gare, o che negli anni successivi sappiano che effettivamente c'è qualcosa di carino, di divertente, quindi le porte qua. Come no? Questa è molto interessante, anche perché la gente qui un po' non conosce certi problemi, cioè certi problemi del volo, non conosce certe attività, no? E ora di farle cominciare a conoscere, no? Certo, i ragazzi bravi ci sarebbero qua attorno che vorrebbero fare, esatto, no? Che non l'hanno fatto perché proprio non sapevano che come intraprendere questa attività. Esatto. Senta, del suo aeroclub, quanti piloti concorrono a questa gara? Noi ci abbiamo 4 piloti. Che possibilità hanno o di passare livello o addirittura... Noi abbiamo già un campione italiano dell'intermedia che è Marchigiani, che l'avete intervistato prima. Abbiamo parlato poco. Poi ce n'abbiamo uno che all'inizio è lo sportman, che senz'altro vincerà anche lui il campionato, che è Anella, no? E poi ce n'abbiamo Filippini e Formiconi che vanno molto forti, che il prossimo anno senz'altro si classificheranno tra i primi per l'intermedia e l'avanzata, come Marchigiani, che poi adesso inizia a concorrere nell'avanzata, diciamo. Perfetto, direttore. Io che cosa le devo dire? Le auguro che tutto fili bene come in questo momento e che sia veramente una gara bella sia per i piloti, ma anche per quelli che verranno qui a vedere con te. Arrivederci. E siamo andati a rintracciare tra i tanti piloti una pilota, diciamo. Però ecco, quindi un'intervista diciamo importante non perché è una donna, ma perché questa pilota concorre nella categoria superiore, sulla illimitata, cioè noi sappiamo che è la categoria che promuove poi per i campionati mondiali. Ecco, intanto io una domanda così, una donna, no, di solito uno pensa al pilota maschio, ecco, cosa spinge una donna a fare questa attività, cioè a fare questo hobby, diciamo, costoso fra l'altro? Penso che sia la stessa cosa che per un uomo, ecco, non trovo differenza. Magari ci sono dei problemi maggiori per una donna, perché nel caso che metta su famiglia è meno libera dell'uomo, ecco perché siamo in poche e in poche si continua. Però diciamo che la passione del volo, la passione dell'acrobazia può nascere in un uomo come in una donna. Non vedo differenza, non l'ho mai riscontrata perlomeno, ecco. Serve solamente il cervello per guidare? Sì, serve più il cervello dei muscoli, perché come con la macchina non servono muscoli, così l'aereo. Non... Quindi una donna va benissimo, può essere benissimo un bravo pilota come l'uomo. Ah, non ho problemi di famiglia. Allora lei per arrivare all'ultima categoria, no? Ha fatto tanti voli, perché so che si passa di categoria in categoria superando un certo punteggio e facendo tanti voli. Quanti voli ha fatto nella sua esperienza, nella sua carriera, diciamo, di pilota? Di pilota acrobatico ho 150 ore di volo acrobatico. Di pilota sono 12 anni che volo, quindi di ore sono tante e di voli tanti. In questa categoria oggi c'ha delle avversarie o avversari brave oppure? E come piloti ci sono altri piloti maschi nella stessa categoria, parliamo di Dallan. Ecco, nella sua categoria ci sono altri piloti, femmina è solo una, però ci sono altri piloti. Ecco, tra questi piloti, ecco, c'è qualcuno che lei pensa gli possa dare filo da torcere? Questo non è mai detto, è una gara, una competizione qui. Però lei ha fatto parecchi voli, conoscerà questi suoi colleghi, quanta paura le danno in questo momento? Beh, ogni gara spero di essere davanti io. Sì, la speranza senz'altro, però ecco, e si dà sicuramente da fare, però ecco, quanto pensa di riuscire conoscendo quest'altri suoi colleghi? Sono bravi insomma? Certo, più o meno. Rimane nel limite, non si vuole sbilanciare. Cioè, dall'Anna diciamo che è il massimo, è il più bravo. E per il resto spero di stare davanti agli altri almeno. Senta, se lei arriverà prima nella sua categoria, i campionati mondiali quando è che si svolgeranno? Internazionali? Dunque, i mondiali si svolgeranno il prossimo anno in agosto in Svizzera. Comunque siamo appena tornati dagli europei in Ungheria, dove ho partecipato. E c'era la squadra maschile come rappresentante femminile io, perché appunto l'internazionale, quindi europeo e mondiale, sono due classifiche, femminile e maschile.
e per quanto riguarda l'europeo c'era una classifica femminile. Ho capito, qui in queste gare è un qualcosa in più perché al femminile non c'è? C'è un'agevolazione? Vorrei, non lo vorrei, voglio gareggiare alla pari. È orgogliosa. Sì. Le faccio i miei complimenti. Grazie. E un in bocca al lupo. Bravissimo, dell'ultima categoria, l'illimitata, il signor Dallà. Noi abbiamo parlato poc'anzi con una pilota femmina e ci ha fatto il suo nome. Ecco, io a lei vorrei fare una cosa. Lei quando vola lassù pensa a essere un pochino, ecco, di concedere qualcosa alla sua collega femmina oppure pensa in quel momento solamente a lei? No, diciamo che di regola non si pensa a concedere agli avversari anche se sono femmine, si cerca di volare al meglio delle possibilità. Questo è... Quindi si pensa a fare agonismo vero e proprio? Beh sì, come tutti gli sport, guai se non fosse... Mi sembra giusto, ho voluto fare questa domanda solo così, ecco, per vedere che cosa succedeva nel vostro ambiente, diciamo, di piloti. Quindi un po' come tutti quanti gli sport, qui si gareggia e si cerca di fare il meglio, sportivamente. Certamente, certo. Lei ha fatto più voli della sua collega per arrivare a questa categoria? Ha più esperienza oppure? Sì, soprattutto perché sono un po' più vecchio, è solo l'età che mi ha permesso di volare un po' di più. Smetterò prima però, quindi ha tutto il tempo di recuperare. Senta, lei è venuto qui all'Alfina per la prima volta? Esattamente, la prima volta. Ecco, io ho sentito un pochino il direttore di campo, ho sentito il presidente dell'aeroclub di Viterbo e mi sembra che hanno detto che questo campo è ottimo, è uno dei migliori d'Italia, lei sicuramente ne ha visti tanti. Ecco, cosa ci può dire lei? È veramente un campo eccezionale per questo tipo di sport oppure? Ma sicuramente, è molto bello, è uno dei più bei campi che abbia visto adatto all'acrobazia, non ci sono molte case vicino. È una bellissima orografia e va molto bene. Lei ce l'ha l'aereo personale o concorre con... Sì, ce n'è uno personale laggiù in fondo, non si vede perché è nascosto dagli altri, ma c'è. E un'altra curiosità, perché vede, chi vede è attratto a volte da queste curiosità. Sappiamo che questo è uno sport costoso, no? Però un pilota all'inizio mi ha detto che gareggiando, vincendo, però ci sono dei premi. Lei l'aereo l'ha fatto perché aveva soldi in partenza oppure vincendo tanti premi? No, intanto il mio è un autocostruito, quindi l'ho costruito da me come un aeroplano fatto in casa. Sì, ci sono dei premi che aiutano non da comprarsi un aeroplano, ma sicuramente per mantenere un buon allenamento, quello sicuramente. E lei ci è riuscito nella sua carriera, nella sua attività? Sì, qualcosa sono riuscito a recuperare. Ecco, è riuscita a recuperare, va bene, io le faccio i miei complimenti, lei arrivando a questa categoria è veramente bravo e quindi per noi è stato un onore parlare con lei. Un complimento anche a lei e un in bocca al lupo per la sua gara. Arrivederci. Ecco, qui abbiamo il responsabile dell'organizzazione sempre dell'aeroclub di Viterbo. Ecco, un'altra domanda a lei di curiosità, quanto ha influito il suo aeroclub a convincere la Federazione Acrobatica Internazionale a fare queste gare quassù? Cioè, la federazione ha accettato subito appena la richiesta vostra oppure ha fatto né all'inizio e poi l'aeroclub ha insistito e quindi ha fatto comunque queste gare? Ma i programmi, il calendario sportivo viene convenuto un anno prima e c'è un lavoro preparatorio, quindi viene valutato la capacità organizzativa dei singoli club e poi vengono assegnate in base alle richieste. Ora noi abbiamo organizzato varie gare di rally, tappe del Giro d'Italia internazionale e abbiamo dei piloti d'avanguardia e quindi è stato relativamente facile fare questo. La faccenda di portare le gare qui vicino a Viterbo può influire nei prossimi anni a stimolare nei giovani orvietani, viterbesi, del comprensorio nostro a prendere questa attività in qualche modo? Cioè vedono queste gare, qualche cosa si muove, ecco, secondo lei può influire? Praticamente tutti noi che voliamo per diletto, e è uno sport e i sacrifici che facciamo, l'organizzazione, il tempo perso, le spese fatte sono esclusivamente fatte per una passione, quindi noi ci auguriamo di ottenere come risultato solo questo, che i giovani si avvicinano al volo e lo intraprendono sia come sport sia come professione. E l'aeroclub di Viterbo, come gli aeroclub di Foligno, di Perugia, hanno una scuola di volo, hanno degli istruttori e possono
preparare i giovani per prendere questa carriera e questa attività. Questa è la finalità che ci proponiamo tutti, dai piloti agli organizzatori, ai giudici, alla fine è soltanto questo. Ecco, un'altra cosa, ma è uno che viene giù a Viterbo, no? Quindi voi avete i vostri istruttori, fate scuola a questi giovani. Il diploma che voi rilasciate, il patentino, poi è idoneo a che il giovane poi possa fare una carriera sulle linee civili? Dunque, noi non rilasciamo un patentino, ma rilasciamo un brevetto, perché è una scuola riconosciuta dal Ministero dell'Aviazione Civile, quindi noi siamo le scuole autorizzate, quindi non ci sono differenze fra un brevetto e un altro. Questo è il brevetto, quello che noi rilasciamo è il brevetto di pilotaggio. Si possono benissimo fare il pilota con le grosse linee, quale è l'Alitalia o altre linee internazionali. Certo, sono più brevetti, sono i brevetti che servono solo per fare del turismo e i brevetti che servono per fare il lavoro aereo. Però i brevetti che vengono rilasciati sono idonei, se uno prende il terzo grado può fare il lavoro aereo, quindi può essere assunto dall'Alitalia e passare sul Jumbo. Questo l'aeroclub di Viterbo può darlo? L'aeroclub di Viterbo attualmente fa il primo e il secondo grado e non fa il terzo grado. Ci sono altri aeroclub come Milano, come Torino e altri che fanno anche il terzo grado. Noi abbiamo in programma di fare anche il terzo grado, che sarebbe il brevetto per il lavoro aereo. Quindi comunque non si va al terzo grado se non si prende prima il primo e il secondo. No, e per prendere il secondo grado, arrivare al secondo grado, che è quello che attualmente è il massimo che può dare Viterbo, quanto dovrebbe spendere un giovane? Sono circa 8 milioni, perché sono 40 ore di volo il programma ministeriale, minimo 40 ore di volo, di cui una 25ina a doppio comando con l'istruttore. E quindi si comprende come gli 8 milioni siano appena appena un rimborso spese, che poi è nello spirito degli aeroclub, non fini di lucro, ma semplicemente è un club, diciamo, che ha finalità di propagandare il volo. Senta, tra i giovani che hanno preso questo brevetto giù nella vostra scuola, ce ne sono stati poi, e che lei sa, alcuni che hanno intrapreso poi questo mestiere, questo qui non più come hobby ma come carriera, ecco, come lavoro, e che oggi fanno i piloti sulle grandi linee? Ma ce ne sono a decina, non qualcuno, sono a decina che fanno dei piloti sull'Alitalia, che fanno lavoro aereo per ditte private, almeno un 20% di coloro che si brevettano poi proseguono e vanno a fare questa professione definitivamente. Come requisiti fisici cosa si richiede a un giovane? Ma si richiede solo di essere sano, non di essere Superman, ma semplicemente delle persone sane, nient'altro. E questo chi lo stabilisce? Un medico della vostra federazione? No, è l'Istituto di Medicina Legale di Roma, dell'Aeronautica di Roma. Ecco, volesse dare un consiglio a un giovane, ora che siamo in questo tema? Cosa direbbe ai tanti giovani di Orvieto, tanti giovani di questa zona che forse non sanno come si diventa pilota, forse vedono volare e pensano che siano cose dell'altro mondo ancora, no? Che sia chissà quanto sia difficile, no? Chissà come si deve arrivare per fare il pilota. Lei che consiglio darebbe? Ma di avvicinarsi agli aeroclub più vicini, prendere informazioni, troveranno persone cortesissime che daranno tutte le spiegazioni che servono. E certo, un minimo di disponibilità economica serve, ma noi abbiamo il 90% degli allievi che sono dei diciottenni, diciannovenni, chiaramente magari finanziati dal padre perché studiano ancora, e che non hanno una lira in tasca e fanno sacrifici e nel giro di 6 mesi, un anno prendono questo brevetto proprio perché hanno questa passione. Quindi di informarsi, e invece magari di una grossa moto si prendono un bel brevetto che forse può essere più utile. Ho capito. Ringrazio pure lei, un buon lavoro e un buon proseguimento su queste gare che sono appena iniziate. È stato tutto bene fino ad oggi, auguriamo che però la cosa più importante è che il tempo permetta di realizzare la gara. Siamo qui solo per questo. Allora, non facilmente col tempo, il programma dei lavori è questo. Parte per prima l'illimitato e poi l'avanzata, poi l'intermedio e poi la forza. Adesso aggiorneremo tutto alle 6. Se il tempo lo consente prima, partiamo anche prima.
Adesso facciamo gli ordini di partenza per gli imposti conosciuti delle quattro categorie e del libero per l'avanzata e per l'illimitata. Mi pare che niente, poi dopo Frank dirà qual è l'asse di lavoro, perché il momento che c'è adesso probabilmente è cambiato. E adesso abbiamo detto lungo lo qui, questo poi vi dirà lei, cioè quando cominciamo vi dirà qual è l'asse di lavoro. Allora io comincerei subito con fare gli ordini di partenza del conosciuto dello sport. Allora, Anella. Due. Bruse e Lise. Pesce. Questa è il numero uno, Lise. Come avete potuto capire, l'organizzazione sta assegnando i vari numeri di partenza ai vari piloti, e a concorrere a fare le prove inizieranno quelli della categoria superiore, cioè l'illimitata, per arrivare quindi alla prima categoria. Ecco, le prove iniziano alle ore 18. E noi staremo qui appunto per voi, per far vedere alcune acrobazie tra le più belle, ecco, e sicuramente vi interesserà. Sono le ore 18 e come avevamo detto le gare stanno per iniziare. Vediamo il primo aereo partire. Ricordiamo che questa è la categoria illimitata, cioè la categoria diciamo più avanzata, quella che il primo di questa categoria potrà partecipare alle gare internazionali. Ecco, accanto a noi abbiamo un pilota che non partecipa oggi a queste gare, però è un pilota che ha il brevetto di secondo grado, l'ingegner Longo. E adesso, dato che noi vedremo delle bellissime acrobazie e noi siamo profani, da questo pilota, da questo ingegnere, noi chiediamo gentilmente se vorrà un pochino indicarci, spiegarci quello che sta avvenendo là con quest'aereo. A lei il microfono, ingegnere. Allora, grazie. Questo qui è un CAP 21, è pilotato da una ragazza, il velivolo è di costruzione francese, è tutto in legno e diciamo è l'aeroplano più comunemente usato per fare acrobazia qui in Europa. Ecco, la ragazza sta partendo. Questo velivolo ha una potenza di 235 cavalli. Ecco, in questo momento sta facendo un tornone in verticale, porta l'aeroplano allo stallo, scende in verticale, e segue un crollino in salita, virata a coltello su un'ala, ecco, in questo momento si trova in rovescio e sta eseguendo un looping rovescio, una figura in cui il fisico è molto sollecitato perché tutto il peso è scaricato sulle bretelle e sulle cinture che reggono il pilota. Come vedete la quota è abbastanza elevata perché il fattore sicurezza è essenziale in queste gare, perché per quanto si possa credere che la acrobazia sia un qualcosa di pericoloso, in realtà ha dei margini di sicurezza molto validi, sia per quanto riguarda la struttura del velivolo, che essendo progettato per questo tipo di acrobazie è molto più robusto dei velivoli normali, e sia per la quota, che è un po' come noi diciamo dei soldi in banca: più quota si ha e più possibilità si ha di far fronte a delle emergenze, perché l'aeroplano non è che cade all'improvviso, ma ha la possibilità di planare comunque. Ingegnere, scusi, a che altezza avviene adesso presso a poco queste acrobazie? Ma in questo momento staremo intorno agli 800 metri. E, come ho detto prima, non scenderanno sicuramente al di sotto dei 400 metri. È chiaro che per quanto possiamo utilizzare il teleobiettivo, credo che sia sempre un aeroplano abbastanza piccolo quello che figurerà nelle nostre riprese. La concorrente sta facendo le sue acrobazie di fronte a una giuria che si trova sul lato opposto della pista,
un volo acrobatico dura intorno ai 12-15 minuti. Ecco, in questo momento ha segnalato con il classico battito delle ali, sta facendo una verticale. Scampanata. Come sentite il motore e adesso si trova nuovamente in volo rovescio. Come potete sentire, il motore subisce durante il lavoro delle variazioni di regime, per cui anche dal punto di vista del motore questi rivoli sono molto sollecitati. Avete visto dei frullini? Quando riscende giù in verticale, pensa proprio che velocità prende l'aereo. Ma bisogna considerare che quando arriviamo in verticale l'aeroplano è quasi fermo, dopodiché ecco, quando sta scendendo così in verticale riprende tutta la sua velocità e siamo intorno ai direi 280 km all'ora. E sono anche i momenti in cui il pilota è assoggettato al massimo della sollecitazione, questa volta però sul seggiolino, diciamo noi in gergo a G positivi, e arriviamo fino a 5G. In questo momento ha fatto un looping rovescio. Non era entrata ancora. Sale in verticale. Rovesciamento. Serbatoio quanti litri di benzina può portare? Ma questi aeroplani quando stanno in questa configurazione hanno pochissima benzina, diciamo l'equivalente di un'ora di volo, anche perché durante il volo acrobatico ci sono dei problemi di centraggio del velivolo, per cui non hanno l'autonomia e il carburante come facesse un volo di trasferimento. Anzi, addirittura alcuni aeroplani hanno dei serbatoi smontabili di estremità alare che usano soltanto durante i voli. Per esempio questi qui sono velivoli che vengono da Milano e sono arrivati chiaramente in volo, e alcuni di loro avevano questi serbatoi supplementari proprio per consentirgli una maggiore autonomia. Quindi l'autonomia è limitata, insomma, in questo caso, tanto più ripeto che il volo dura al massimo 15 minuti. Oh, la benzina è di tipo normale, quella che si usa sulle macchine, o c'è qualche additivo particolare? Purtroppo no, che la benzina non è come quella degli automobili, ma è più costosa e oggi sta diventando anche più sta diventando introvabile. Basta considerare che c'è soltanto una raffineria in Europa che produce questa benzina. Diciamo che non ha niente di particolare se non un numero di ottano diverso dal normale della nostra benzina auto. È una garanzia di standardizzazione e di qualità il fatto che sia una benzina diversa da quelle delle auto, però probabilmente in un futuro si spera di poter volare anche con la benzina auto anche qui in Italia, insomma. Primo pilota che è ritornato in terra, cosa le è sembrato questa prova? Secondo lei è riuscita come le sue aspettative? No, assolutamente no. Perché? No. Perché ho avuto dei problemi nel fare le figure in asse. Dovute al tempo? Dovute, no, al tempo, dovute a una poca visualizzazione del quadro che c'è a terra. Ho capito, quindi comunque non è stata colpa sua, ma ecco dal... No, è colpa mia, sono errori miei. Ci dispiace. Adesso veniamo in volo Sergio Dallan, che ho detto prima è stato più volte campione italiano, è un pilota di grossa esperienza, vola su un aereo speciale in quanto se l'è modificato per conto suo. E il velivolo è un CAP 21DS, ha modificato le ali, irrobustendo i longheroni, e anziché montare il motore di serie di 235 cavalli, monta un motore da 260 cavalli. Tant'è vero che questo velivolo è certificato in categoria speciale, quindi possiamo dire che, come dicono gli americani, è un fatto in casa. Una cosa particolare di questi velivoli, per esempio, che la maggior parte dei velivoli acrobatici che vengono utilizzati nei campionati del mondo
soprattutto per quello in quanto riguarda gli Stati Uniti, sono tutti dei fatti in casa, cioè si ricostruiscono per conto loro. Ecco, in questo momento sta facendo una virata seguita da un tonneau. Sergio Dallan sta adesso costruendo un nuovo velivolo, perché sembra che attualmente, nonostante 260 cavalli, che sentiamo anche il rumore, siano notevoli, sembra che si vada verso i 300 cavalli. Basta pensare ai velivoli sovietici, il Sukhoi 26, l'M26, che è considerato oggi il top della acrobazia aerea civile, che monta un motore da 300 cavalli. Credo che Dallan abbia avuto degli inconvenienti al motore, tant'è vero che ha smesso di fare la sua acrobazia e sta rientrando a terra. Infatti probabilmente ha interrotto la sua gara perché ha dei problemi al motore. Considerando anche il fatto che questo è un velivolo che ha l'elica a passo variabile, comunque non è niente di particolare, perché come avete visto l'aeroplano è atterrato senza nessun problema. Uno dei pochi velivoli che è sponsorizzato, in quanto ripeto, è da notare sulle ali, tutti questi velivoli hanno un intreccio di fili metallici saldati che servono durante il volo come riferimento durante le manovre acrobatiche. In questi casi, quando c'è dipende dal motore, gli rifanno fare la prova? Ma credo proprio di sì, credo che se c'è una defaillance tecnica abbiamo la possibilità di ripetere la prova. Adesso sta decollando uno Zlin 50, lo Zlin 50 è un velivolo di costruzione cecoslovacca, è un aereo tutto metallico e monta un motore da 260 cavalli. Come avete visto sollevano il ruotino posteriore subito, le prestazioni di questi velivoli si avvicinano molto a quelle che erano le prestazioni degli aerei della Seconda Guerra Mondiale. È da notare un fatto che per aggiungere sicurezza a questi voli i piloti sono obbligati a tenere il paracadute. Questo soltanto il paracadute lo portano in campo civile soltanto i piloti acrobatici e i piloti tagliante, proprio perché queste due categorie di velivoli sono quelli assoggettati a un maggior stress strutturale, quindi qualche volta potrebbero esserci degli inconvenienti, cosa che invece sui velivoli normali non si pensa assolutamente di andare in volo con il paracadute. Mentre un velivolo è in volo, un altro si prepara per decollare, si sta portando su quello che noi chiamiamo il punto attesa per poter fare le prove motore. Oggi i velivoli acrobatici più diffusi sono i velivoli CAP, come quello inquadrato, che è un CAP 21 monoposto. Quelli che finora abbiamo visto volare sono dei monoposto, e sicuramente le prestazioni di un monoposto sono superiori, se non altro perché il velivolo a parità di potenza installata ha un peso inferiore e quindi delle prestazioni superiori. Poi abbiamo lo Zlin 50L che abbiamo visto decollare da poco, altro velivolo acrobatico che esiste in Italia è un biplano della serie dei Piz. I Piz sono dei velivoli che esistono da decine di anni e hanno fatto la parte del leone fino a qualche anno fa. Sono dei velivoli, come dicevo prima, autocostruiti, e attualmente sono però soppiantati, come dicevo, dai velivoli della nuova generazione, come il Laser 300 americano
il CAP 300, è un nuovo Zlin che, ripeto, montano tutti i motori con potenze intorno ai 300 cavalli. Considerando che questi velivoli hanno un peso direi intorno ai 350 kg, capite che con un motore da 300 cavalli... Ti stanno volteggiando su nel cielo, ripetiamo che è inutile ripetere l'immagine perché ogni pilota fa le stesse acrobazie ordinate appunto dall'organizzazione. Ecco, diciamo che domani, domenica, si ripetono, cioè seguitano queste gare per terminare domani pomeriggio. A tutti un arrivederci.